Abramo fu il padre di Isacco, Isacco di Giacobbe, Giacobbe di Giuda e dei suoi fratelli. Giuda fu il padre di Fares e Zara, loro madre fu Tamar. Fares di Esrom, Esrom di Ara, e Aram fu il padre di Aminadab. Aminadab di Nassone di Boz, la madre di Boz fu Rachab. Boz fu il padre di Obed, la madre di Obed fu Ruth. Obed fu il padre di Jesse. Jesse fu il padre di Davide. Davide fu il padre di Salomone. La madre era stata moglie di Uria. Salomone. Manasse di Amos. Amos di Giosia. Giosia fu il padre di Econia e dei suoi fratelli, al tempo in cui il popolo di Israele fu deportato in esilio. Eleazar di Mattan. Mattan di Giacobbe. Giacobbe fu il padre di Giuseppe, Giuseppe sposò Maria e Maria fu la madre di Gesù, chiamato Cristo. Certo che lista lunghissima, vero? Mamma mia, è noiosa! Ma dovete sapere che per il popolo di Israele era una cosa normalissima conoscere le origini delle persone, e in particolare di Gesù. Gesù addirittura è discendente del re Davide. Vi ricordate Davide il pastorello? Una cosa molto interessante di questa genealogia è la presenza delle donne. Abbiamo Tamar, Rahab, Ruth, la moglie di Uria e poi Maria. Non era solito per il tempo nominare le donne, ma qui Matteo lo fa perché sono donne importanti, donne anche di origine pagana. Quindi Matteo vuole dire che Gesù con la sua nascita abbraccia veramente tutti e tutte e non fa differenza tra uomini e donne, tra etnie, culture, persona e persona. Siamo tutti fratelli e sorelle di Gesù. La genealogia di Gesù ci rivela che lui appartiene alla linea dei re di Israele. Per l'Evangelista Matteo, infatti, è importante evidenziare che Gesù ha delle radici che affondano nel passato più lontano del popolo di Israele. Quel popolo di Israele che noi sappiamo è stato guidato da Dio proprio nei momenti più difficili. Vi ricordate il Mar Rosso? Quindi Gesù è quel piccolo bimbo che aspettavamo, è quel piccolo bimbo che i Re Magi d'Oriente andarono a trovare da molto lontano. Gesù è il compimento delle promesse di Dio. Ma chi è per te Gesù? Chi è re della giungla? Chi è re del mar? Babo, babo, babo. Chi è re dell'universo, della giungla e del mar? Io dico G-E-S-U. E Gesù è il mio re. E il re dell'universo, della giungla e del mar. Babo, 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 ba.